Buon pomeriggio, eccoci qui con il nostro appuntamento del martedì e del giovedì, il NEP Coffee Book. Sono felicissima di annunciarvi questa 14ª puntata. Siamo arrivati a 3 mesi e mezzo di questo programma che sta davvero diventando ormai un appuntamento affezionato per tutti noi. Oggi do il benvenuto ad un ospite particolare con il quale da diversi anni stiamo lavorando gomito a gomito su diverse tematiche che ora andremo a sviscerare. Do il benvenuto a Oriana Ippoliti. Ciao Oriana, benvenuta. Eccoci. Grazie, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori che abbiamo, e anch'io ho molto piacere di lavorare con te. Assolutamente, ormai siamo diventati una squadra nel vero senso della parola. Con Oriana abbiamo creato, proprio dal nulla possiamo dire, una collana abbastanza proficua e prolifera. Parliamo della collana Diritti Umani, Sicurezza e Diritto del Lavoro, della quale poi andremo un po' a vedere meglio i vari testi pubblicati e di cosa tratterà proprio la collana. Però, Oriana, prima di parlare un po' di libri, che insomma. Sì, sicuramente il nostro tema principale. Il bello di questo appuntamento, di questo break con il coffee pomeridiano, è quello di conoscere anche un po' gli autori. E quindi tu che sei sicuramente direttore di collana, ma sei anche un autore di diversi libri, abbiamo curiosità di conoscere chi sei, chi è Oriana Ippoliti, cosa fai nella vita, di cosa ti occupi. Parlaci un po' di te, Oriana. Bene, allora io sono un tecnologo dell'Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del CNR, della sezione di Roma, e quindi svolgo attività di ricerca. E la mia ricerca si è incentrata sui temi delle relazioni interpersonali e di gruppo, sulle condotte vessatorie e persecutorie, sul benessere organizzativo in un ampio quadro multidisciplinare, sulla responsabilità sociale dal punto di vista dell'etica dello sviluppo organizzativo e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare sulla sicurezza nelle scuole, sullo stress lavoro correlato ed il tecnostress che è oggi tanto attuale. Tra le altre cose sono docente universitario presso l'Università Guglielmo Marconi per la materia di psicologia sociale e sono un formatore per la sicurezza. Insomma, non ci facciamo mancare niente in questa collana. Quando io scelgo i miei direttori, non li scelgo a caso, questo lo possiamo dire. Senti, Oriana, ma con tutto questo lavoro che svolgi all'interno del CNR e comunque in tutti i settori che ci hai un po' annunciato, come mai ti è venuto in mente proprio di aprire un progetto di una collana editoriale? Come nasce questo progetto? Come ti è venuto in mente, appunto? Diciamo che la mia materia è un po' multidisciplinare, per cui a un Infatti. certo momento, nel 2015, è sorta l'esigenza di circoscrivere e dare senso di continuità a tutti quegli argomenti che pongono l'uomo al centro, e nelle varie fasi della vita. E per cui ho, diciamo, pensato a questa collana proprio per andare ad analizzarli sotto i vari profili, antropologico, sociale, psicologico e legislativo, naturalmente con il supporto di altre professionalità. Eh certo, Io infatti è vero, sono una mi sociologa, ricordo, per cui. infatti, ricordo proprio che il progetto di questa collana nasce proprio perché volevamo mettere l'uomo al centro, hai detto benissimo, nelle varie fasi evolutive, perché poi lo vedremo nei vari libri, i temi che andiamo a trattare veramente vanno a scandagliare varie fasce d'età e varie personalità dell'uomo stesso. Ma come mai hai pensato proprio ad uno spazio editoriale per questi temi? Perché sono partita da una stretta riflessione sull'interrelazione fra il benessere sociale e il benessere organizzativo. Laddove uno, sia uno che l'altro, venga inteso come modo per migliorare l'armonia, l'equilibrio, la motivazione, le relazioni.
le condizioni psicofisiche di un individuo all'interno sia di una famiglia che di una comunità, di un'azienda, di una nazione, per dare un contributo nel mio piccolo di educazione e di tutela grazie all'unione delle scienze sociali, psicologiche e giuridiche, un po' come il sasso nello stagno, no? Certo. E poi lasci, diciamo, aprire le varie onde che si creano. Assolutamente. Infatti è vero, ogni progetto editoriale di questa collana ha un po' questo suo senso educativo e questo suo senso di voler migliorare chi legge appunto i testi. Sono dei veri e propri strumenti di crescita e di formazione, e poi vedremo più tardi a chi si rivolgono e come sono formati, come sono composti. Però effettivamente l'idea di fondo che sottende ogni libro è proprio quella di dare degli strumenti in mano ai lettori. E diciamo che il tema conduttore è quello dei diritti umani, della sicurezza e del diritto del lavoro, ma poi se andiamo a vedere lo scopo finale è proprio quello di dare dei veri e propri strumenti utili per affrontare determinate tematiche e situazioni. Senti Oriana, ma alla fine questa collana come è composta? Perché non lavori da sola, hai un team fantastico al tuo fianco, alcuni li abbiamo imparati un po' a conoscere, ma come si compone proprio la collana e quali sono i comitati che ti affiancano? Allora, la collana è stata divisa, come il nome stesso diciamo rappresenta, in diritti umani, in sicurezza e in diritti del lavoro. Quindi abbiamo le tre macro aree. Poi abbiamo un'area di convegni e studi. Esatto. Io sono il direttore, però nel mio comitato scientifico della collana c'è l'avvocato Angiolino Albanese del Foro di Roma, esperto di diritto del lavoro e delle condotte vessatorie e persecutorie, l'avvocato, la dottoressa Daniela Di Marco, sempre per la sezione diritto del lavoro dell'Università di Roma Telematica, Guglielmo Marconi, l'ingegner Giuseppe Mangialavori, che oltre a essere ingegnere è anche un dirigente dell'ISPRA, che è un altro istituto di ricerca, Linda Iavarone, sempre per la sezione sicurezza, che è uno CTER del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ingegner Silvio Giovarruscio, che è docente e formatore per la sicurezza, la professoressa Rosanna Cerbo per la sezione diritti umani, psichiatra e neurologa, e presidente di un'associazione Papa Wojtyla, e la dottoressa Piera Marzoccia per quanto riguarda la sezione convegni e studi, che è una social project manager. E poi nel comitato di relazione la dottoressa Cristiana Condolucci, che è una giornalista. Quindi effettivamente, come ogni collana, varie professionalità che con cui ci possiamo scambiare idee. Assolutamente sì. La cosa importante, lo dico per chi ci ascolta a casa, che magari non sa quali sono qual è il ruolo di un comitato all'interno di una collana. Il comitato scientifico, che affianca sicuramente il direttore editoriale nella creazione e nello studio delle varie tematiche affrontate, fa da garante su quelli che sono i contenuti dei nostri libri, perché parliamo di valore scientifico. Noi stiamo trattando oggi una collana che ha una sua rilevanza, perché lavoriamo appunto nell'ambito del CNR, quindi nell'ambito della ricerca, e sicuramente, e non solo, perché poi abbiamo sociologia, abbiamo parlato di ambito giuridico, però il comitato scientifico è garante con il direttore di collana dei contenuti di ogni libro. E quindi per le spedizioni, ma per tutte le case editrici italiane, i comitati appunto hanno questo ruolo fondamentale. A questo comitato scientifico si affianca un comitato di redazione
che appunto guida la stesura dei volumi e affianca i nostri correttori di bozze appunto per quanto riguarda poi la parte stilistica. Quindi insomma non è una creare una collana editoriale, creare un progetto editoriale non è un qualcosa di semplice e banale. Abbiamo dovuto affrontare tanti quesiti che ci siamo posti io come direttore editoriale di Nep Edizioni e Oriana come direttore di collana, perché affiancarsi delle persone giuste credo sia il primo tassello fondamentale per l'ottima riuscita di un progetto editoriale. Devo dire che questa squadra è una squadra veramente attiva, una squadra che funziona molto bene, e dallo scambio delle varie professionalità sono emerse tanti spunti di ricerca. Infatti, Oriana, quali sono i temi che più o meno negli anni, perché dal 2015 ormai siamo al quinto anno, festeggiamo 5 anni della collana, i temi che abbiamo affrontato nel tempo? Beh, partiamo da quello che è stato il nostro primo libro, io lo faccio vedere, eccolo qua. Magari non nella prima edizione, ma questa è la seconda edizione che... la prima edizione, diciamo, era un fuori collana pubblicato con Nep Edizioni, e poi nel momento del, diciamo, dell'apertura della collana siamo partiti con la devo dire edizione. Permettimi una parentesi, che questo libro, che è stato appunto il primo che abbiamo fatto insieme, è stato un po' una nostra mascotte, che è tuttora è uno dei libri più venduti della collana. Sarà il tema, sarà questa copertina accattivante, ma è un libro al quale siamo particolarmente legate, perché appunto è il numero uno della collana, che però ci ha aperto, devo dire, tanti spazi di riflessione. Sì, qui siamo partite in quattro con Mariangela Benzi, Enrica Cammarano, io ed Emanuela Romeo, e abbiamo parlato di stalking e femminicidio. Qui abbiamo iniziato a parlare della violenza, di quello che era ed è tuttora una problematica della società. Ora si è ancora più evoluta, perché lo stalking è diventato anche cyber stalking. Noi siamo partiti un pochino prima. Quello che è interessante di questo, che vi volevo leggere alcuni pezzetti di man mano dei libri, molto volentieri. Così oggi, oltre a presentarli questi libri, facciamo un piccolo reading, così leggiamo alcuni estratti. Allora, qui dice come la ricerca scientifica come base della prevenzione del femminicidio, perché uno si può chiedere che cosa c'entra la ricerca scientifica nel femminicidio. E allora, diciamo, qui abbiamo avuto Albert Einstein che ce lo spiega e ci dice che la scienza può solo accertare ciò che è e non ciò che dovrebbe essere, e al di fuori del suo ambito deve restare necessariamente i giudizi di valore di ogni genere. E da questa riflessione che abbiamo preso lo spunto per diciamo pubblicare questo libro. Benissimo. E quindi Donne per le donne è il filo conduttore di questo lavoro, e Einstein, diciamo, è stato il nostro ispiratore. Benissimo. Quindi questo primo libro ha questa, diciamo, questa bellissima cornice. Sì. Poi abbiamo parlato delle nuove sfide del benessere organizzativo e sociale, insieme a Maria Grazia De Angelis, professor Fitz Perez dell'Università Europea, io e l'ingegner Giovan Ruscio, perché in questo libro parliamo di benessere. Infatti, illuminiamo i pollai era il titolo abbastanza emblematico, no? Sì. Perché avevamo pensato di paragonare questi pollai, questi polli, a noi uomini, e che quindi insomma un po' dobbiamo essere messi sotto il faro dell'inquisizione per essere studiati, ma in realtà poi la questione era questo benessere organizzativo che ci vede tutti uguali ed essere tutti fatti con lo stampino, laddove dove lo troviamo questo benessere. Quindi in questo libro appunto hai ben detto quali sono le nuove sfide del benessere sociale, quali sono queste sfide che dobbiamo andare ad affrontare insieme. Allora, una frase che ci ha fatto riflettere è questa di Madre Teresa di Calcutta,
che dice: quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo all'oceano mancherebbe. Quindi, tanto per dire che questi nostri contributi sono dei piccoli contributi che noi cerchiamo di dare, diciamo, alla nostra società. Esatto. E anche qui c'è l'uomo al centro, perché come scrivo nel paragrafo del benessere del clima e della cultura organizzativa, l'uomo ha sempre sentito il desiderio di indagare per conoscere il mondo e l'ambiente intorno a lui. Con il passare dei secoli, oltre al mondo che lo circondava, ha poi avvertito la necessità di rivolgere l'indagine anche a se stesso. E quindi questo è l'altro, diciamo, l'altro punto di riflessione che ci ha spinto a scrivere questo libro. Assolutamente sì. È stato un libro che abbiamo pensato veramente rivolto come strumento per indagare quale potesse essere una strada nuova per affrontare anche il disagio lavorativo, tutti quegli aspetti che della società moderna. Quindi, insomma, è un'analisi sociale, ma che ha degli spunti concreti e pratici da rivolgere appunto al lettore. Poi siamo passati all'Homo sapiens digitale. Eccolo qua, il mare oscuro. Stress, con l'avvocato Angiolino Albanesi, il professor Phil Perez, io e l'ingegner Giovanni Ruscio, abbiamo voluto indagare lo stress che stava aumentando e che il decreto legislativo 81 del 2008 ha riconosciuto appunto la necessità di intervenire in questa problematica. E noi qui abbiamo fornito un po' un quadro d'insieme di certo. Quello che è la normativa del decreto legislativo. Sì, è un vero e proprio anche approfondimento della normativa stessa. Sì. Anche perché il tecno stress, cioè tutta la problematica diciamo del digitale che avanza, no? Assolutamente sì. Stuart Brand dice che una volta che una tecnologia rotola su di voi, se non siete parte del rullo compattatore, siete parte della strada. E quindi da questa riflessione siamo partiti per parlare di tecnostress e delle tecnologie digitali, sviluppandole ognuno per la propria parte di competenza. Assolutamente, perché anche qui gli autori che si sono avvicendati in questo libro sono un avvocato, quindi Angiolino Albanese, un professore universitario, Oriana come sociologa e tecnologa e Silvio Giovarruscio come tecnico appunto del tecnostress. Quindi come potete vedere ogni libro cerca sempre, per lo spirito di questa collana, di unire diverse professionalità, insomma. E poi abbiamo affrontato il problema del bullismo e andiamo del cyberbullismo, il del disagio relazionale più multiforme, appunto proprio il disagio in cui ci si viene a trovare nei rapporti interpersonali e nella violenza. Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo, che è sempre esistito, perché partiamo diciamo da quando c'è stato il libro Cuore, no? C'era Franco, certo, non certo. È che stiamo parlando di un argomento, di qualcosa che ci siamo inventati noi oggi. È una cosa che nel tempo è stata in continua evoluzione ed è una vera emergenza sociale. Per cui abbiamo diciamo affrontato questo fenomeno sotto varie sfaccettature e soprattutto è stato indagato un aspetto decisamente poco noto e forse più sorprendente: il bullismo femminile. E è al centro, c'è proprio un focus fondamentale per il bullismo elettronico. Sì. In genere, quando si pensa al bullismo, si pensa al mondo maschile, non è affatto così. E questo libro lo spiega, perché i mezzi di comunicazione
protendono a riportare esclusivamente gli episodi di violenza fisica fra ragazzi, contribuendo a propagandare nell'immaginario collettivo l'idea che siano solo i ragazzi ad attuare questi comportamenti. Addirittura i primi studi e le prime ricerche condotte sul bullismo protendevano a considerare la propria attenzione sugli atteggiamenti dei ragazzi, cosiddetti i veri bulli, e ad attribuire invece alle ragazze il ruolo di spettatrici o di vittime passive. Non è affatto così. La realtà è ben diversa. Le ragazze sono capaci di episodi di violenza subdoli e talvolta più difficili da individuare, perché spesso non ricorrono alla violenza fisica, ma ad altri metodi per rendere difficoltosa la vita delle vittime predestinate. In questo testo facciamo proprio il punto su questa tematica. Questa tematica, assolutamente. E quindi abbiamo un po' sviscerato la tematica del bullismo in un'ottica psicosociale. Benissimo, benissimo. Tecnica. Poi, andando avanti, abbiamo messo in atto il test di valutazione del Tecnostress, modello Soggi, di cui mi sono occupata io e l'ingegnere Giovarruscio. E diciamo che è un questionario snello da poter sottoporre alle aziende per vedere il livello di stress, il tecnostress nello specifico. Il tecnostress ai dipendenti. Tempo fa si valutava solo lo stress lavoro correlato, non si valutava il tecnostress. Altri paesi, quali l'America, quale l'India, invece avevano già iniziato a sviluppare questa tematica del tecnostress, che poi è stata recepita anche dall'INAIL da noi nel 2010. Infatti, devo dire che questo testo, permettimi, correggimi sì, se sbaglio, è uno dei primi in Italia ad essere pubblicato con un vero e con all'interno un vero e proprio test di valutazione sul tecnostress. E lo si trova anche all'interno dei working paper dell'IRCRES e del CNR, si può scaricare gratuitamente, perché è stato presentato all'interno dell'istituto e quindi valutato anche da una peer review. Quindi, come potete vedere, questi libri, che hanno sicuramente degli approfondimenti sociologici, degli approfondimenti educativi, non mancano però di quella parte pratica di cui vi parlavo all'inizio, cioè questo testo in particolare ha un vero e proprio test di valutazione all'interno che un datore di lavoro può sottoporre. Ovviamente poi i dati dovranno essere però analizzati da chi di dovere, pertanto ci si rivolge appunto agli addetti ai lavori, insomma. Quindi è un vero e proprio strumento di studio. Poi abbiamo, tra le altre cose, ho collaborato con il Comitato Unico di Garanzia del CNR. E tra i lavori e le tematiche che abbiamo affrontato, abbiamo pensato anche di fare un opuscolo rischi comportamentali, istruzioni per l'uso. Questo opuscolo con i nostri amici abbiamo parlato anche qualche giorno fa con l'avvocato Angelino Albanese. Sottolineo, Oriana, perché questo opuscolo è piaciuto molto a chi ci ha ascoltato, perché è stato apprezzato il fatto che è arrivato direttamente in mano agli studenti e agli insegnanti. È stato pensato per loro e il CUG appunto del CNR e con l'IRCRES hanno voluto stampare un quantitativo di copie che è stato destinato interamente a appunto agli studenti e agli insegnanti, alle scuole. Sì, esattamente. Ed è un vademecum alla loro portata, l'abbiamo fatto vedere l'altra volta, formato di immagini esplicative, frasi brevi, quindi qualcosa di molto semplice e assimilabile, rivolto appunto agli adolescenti. Ecco perché si intitola Rischi comportamentali, istruzioni per l'uso. Sì, perché si dà proprio un quadro di quello che è il bullismo e il cyberbullismo. Esattamente. Fronteggiare.
Di questo libro voglio leggervi questo pensiero di Nelson Mandela che dice: l'educazione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all'educazione che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera, o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo e ciò che distingue una persona dall'altra. Quindi tutti possiamo permetterci di tutto per Esatto. migliorare. La base di tutto ciò è l'educazione. E poiché era rivolta alla scuola, abbiamo messo, diciamo, questo pensiero di Mandela Che dentro penso perché sia proprio il molto. motivo che ha spinto voi studiosi a costruire questo vademecum, proprio per dare uno strumento di educativo rivolto alle scuole stesse, E insomma. lo abbiamo chiuso con una riflessione che è diciamo, un pensiero di Frank Outlaw. Stai attenta ai tuoi pensieri perché diventano parole. Stai attenta alle tue parole perché diventano abitudini. Stai attento alle tue abitudini perché diventano carattere. Stai attento al tuo carattere perché diventa il tuo destino. Ecco. E con questa riflessione abbiamo voluto appunto chiudere questo opuscolo per dare modo anche ai ragazzi di Di riflettere riflettere. sui loro comportamenti, sui loro modi di pensare, sulle loro abitudini e anche come fronteggiarle in caso di necessità, in caso di laddove si dovessero trovare di Verificare. fronte ad affrontare una problematica di bullismo, di cyberbullismo. Assolutamente sì, verissimo. Andando avanti ancora, non vogliamo annoiare i nostri ascoltatori, ma vi avvisiamo che i libri sono tantissimi di questa collana, Sono sono tanti. 15, 15, 15 Quindi libri. Vai, qualcosina di più, sai? eh sì, con quelli fuori collana siamo anche qualcosina in più, con gli Ok. studi e i convegni. Poi abbiamo il Tecnostress modello Soggi, analisi Sì. dello strumento. Abbiamo presentato prima lo strumento, poi abbiamo fatto un'analisi, nel senso che l'abbiamo somministrato e l'abbiamo Quello di prima raccolto. appunto era il modello per valutare il tecnostress nelle aziende, questo qua, questo libro invece è l'analisi e quindi il risultato di tutto quello studio avvenuto. Oriana, ti faccio una parentesi perché una nostra ascoltatrice ti pone una domanda che è appunto inerente al tecnostress. Di solito i commenti li leggo sempre alla fine, però essendo una domanda inerente, perché secondo lei l'Italia rispetto ad altri paesi ha recepito in ritardo la problematica del tecnostress? Non c'è una motivazione, diciamo che le aziende ne hanno dovuto prendere atto, l'INAIL ha dovuto effettuare degli studi, tutti noi abbiamo, vari autori hanno effettuato degli studi sul tecnostress, per cui è arrivato un pochino più in ritardo, ma a volte arrivano anche in ritardo, perché diciamo, si è sviluppato dopo Esatto, come forse è proprio quello profilattico. che voleva Sì. intendere, sottendere la nostra ascoltatrice, perché probabilmente la gestione delle aziende, lo dico da inesperta, poi mi correggerai, Sì. la gestione delle aziende in Italia è una gestione che secondo me sta iniziando negli ultimi anni a cambiare, ad assomigliare ai modelli europei o internazionali. Pertanto questo tipo di realtà, come il tecnostress, è una realtà emersa più tardi, correggimi Certo. È emersa più se tardi, sbaglio, assolutamente esatto, sì. E probabilmente proprio questo. Vai, Arianna, scusami. infatti c'è il professor Tonino Cantelmi che ha, diciamo, un po' parlato di liquidità, no? Di tecnoliquidità. E lui dice che la rivoluzione digitale, la virtualizzazione della realtà intercettano, esaltano e plasmano alcune caratteristiche dell'uomo liquido. Il narcisismo, la velocità, l'ambiguità, la ricerca di emozioni e il bisogno di infinite relazioni light.
La caratteristica fondamentale della socialità tecnoliquida consiste nella pervasiva tecnomediazione della relazione. La virtualizzazione della relazione e la sua spiccata tecnomediazione eleggono una nuova forma di relazione, la connessione. Esatto. Ci spiega in pratica di come la rivoluzione digitale sia legata alla relazione. Noi abbiamo modificato la nostra relazione. E, infatti la tecnologia rappresenta per noi un fattore integrante della vita quotidiana lavorativa ed extra lavorativa, evidenziando che quando l'uomo si è trovato davanti ad un sistema tecnologico sconosciuto è stata coniata l'espressione secondo cui una nuova tecnologia non aggiunge e non sottrae nulla, cambia tutto. Cambia tutto, certo, perché abbiamo uno strumento fra noi. Siamo partiti per presentare questo modello Solidgy e analizzare lo strumento. Esattamente, esattamente. Che abbiamo ideato insieme io e l'ingegner Giovarruscio, partendo diciamo da alcuni strumenti e partendo da alcune riflessioni. Riflessioni. Sì, assolutamente sì. Andando avanti. Andando avanti, l'educazione. L'educazione è molto importante, per cui siamo passati a pubblicare un libro con una collega ricercatore di CNR, la dottoressa Carla Basili, e con la dottoressa Emanuela Romeo. Ci ritroviamo insieme, diciamo, dal primo libro ci ritroviamo anche in questo, perché lei è un'esperta di politiche di protezione e in particolare della politica di protezione in inglese, del safeguarding. E qui abbiamo parlato di adolescenza e violenza tra reale e virtuale, dei giovani e della comunicazione nell'era digitale della prospettiva europea e appunto delle politiche del safeguarding. Le riflessioni che abbiamo fatto qui sull'adolescenza e la violenza tra reale e virtuale, siamo partiti dal concetto di mente e cuore hanno bisogno l'uno dell'altro. L'uno non può escludere l'altro, come ci insegna Daniel Goleman. Esattamente. Diciamo un'altra riflessione che abbiamo fatto in questo testo è un'affermazione di John Dewey: l'educazione non serve solo a preparare alla vita, ma è vita stessa. E poi il Council of Europe del 2018 ci ha fatto notare quanto diciamo loro abbiano recepito e l'hanno messo anche per iscritto nelle loro linee guida, che ogni bambino, in quanto detentore di diritti individuali, dovrebbe essere in grado di esercitare i propri diritti umani e le libertà fondamentali sia online che offline. Quindi la parte informatica non dovrebbe far sorgere dei problemi, come invece purtroppo dovrebbe essere di supporto, non dovrebbe essere un ostacolo. Esattamente. E quindi qui approfondiamo appunto le nuove opportunità tecnologiche e comunicative che costituiscono grandi potenzialità per i processi educativi, ma possono favorire l'insorgere di nuovi rischi comportamentali. Esattamente. Che i professionisti dell'educazione sono chiamati ad affrontare. Ad affrontare quotidianamente, poi tra l'altro direi, perché è ormai un problema che leggiamo e vediamo con i nostri occhi tutti i giorni. Sì. A questo punto abbiamo parlato di bullismo, abbiamo parlato di stalking e abbiamo parlato di mobbing.
E siamo usciti con un altro libro con cui abbiamo voluto un po' metterlo a confronto. Diciamo che tutte le parti evolutive che abbiamo affrontato nello studio di questi anni con tutti questi volumi, ad un certo punto abbiamo voluto fare una fotografia dei tre stadi, delle tre tematiche che abbiamo affrontato. Questo è un libro a cui io personalmente tengo particolarmente, perché credo sia un po' il baluardo di tutto lo studio che abbiamo fatto negli anni, perché racchiude appunto le tematiche che abbiamo affrontato, che abbiamo sviscerato e che cerchiamo di portare un po' al lettore. Per noi il lettore è la persona che quotidianamente può incontrare queste difficoltà, e quindi tengo particolarmente perché è un libro trasversale, scritto in maniera divulgativa, correggimi se sbaglio Arianna, non è un testo solamente scientifico, nel senso difficile, ma è un testo che può arrivare ai più, quindi lo voglio sottolineare perché è di facile lettura e di piacevole lettura, nonostante i contenuti siano di altissimo livello, perché comunque ci basiamo sugli studi fatti con tutti i libri nei precedenti anni, però abbiamo fortemente voluto una messa a confronto di queste tre tematiche. Scusami Oriana se ho fatto questa parentesi, però ci tenevo particolarmente. È vero, è una cosa veritiera questa, perché noi abbiamo puntato sempre su uno scrivere semplice, comprensibile a tutti, perché questi libri vengono consigliati all'università per chi volesse approfondire l'argomento, devono essere consultabili dai ragazzi, devono essere consultabili dai docenti che sono interessati, e deve essere rivolto al pubblico, quindi il pubblico è variegato e noi cerchiamo di poter raggiungere il nostro linguaggio semplice. Assolutamente sì. Di questo libro la riflessione da cui siamo partiti è stata una riflessione di Osho. Se ami, saprai che tutto inizia e tutto finisce, e che c'è un momento per l'inizio e un momento per la fine, e questo non crea una ferita. Non rimani ferito. Sai che quella stagione è finita, non ti disperi. Riesci a comprendere e ringrazi l'altro. Mi hai dato tanti bedoni, mi hai donato nuove visioni della vita, hai aperto finestre nuove che non avrei mai scoperto da solo. Adesso è arrivato il momento di separarci. Le nostre strade si dividono. Non con rabbia, non con risentimento, senza lamentele e con infinita gratitudine, con grande amore, con il cuore colmo di riconoscenza. Se sai come amare, saprai come separarti. Quindi, bullismo, stalking e mobbing. Vengono tutte quante rappresentate da questa bellissima frase di Osho. E anche qui un'altra arriviamo. Riflessione. Educazione significa sempre cambiamento. Se non ci fosse niente da cambiare, non ci sarebbe niente da educare. Vygotsky è l'autore che ci ha regalato questa bellissima frase. Come vedete, una delle caratteristiche che ha fortemente voluto Oriana in tutti i suoi libri è farci accompagnare da delle citazioni esplicative di quella che poi è la tematica affrontata nel libro, che un po' diventano il vademecum per ogni volume e quindi una sorta di summa di quello che è il senso di quel libro, da dove prendono spunto questi vari libri. Ed è una sua caratteristica di Oriana che l'ha voluto inserire in ogni sua pubblicazione, un'idea che io ho sposato perché caratterizza la collana stessa, è una scelta editoriale ben precisa e cerchiamo di non farla mancare mai nei volumi appunto editi all'interno. Arriviamo alle ultime. Gli autori che ci hanno preceduto ci hanno regalato tanto e noi non abbiamo scoperto nulla di nuovo, nulla. Lo riportiamo nell'attualità, ma sono tutti concetti che partono dal passato. Hai perfettamente ragione, assolutamente sì. E poi passiamo agli atti di un convegno che si è svolto il 7 novembre al CNR in collaborazione con l'IRCRES, Istituto CNR, e il Comitato Unico di Garanzia.
famiglie e scuola. Abbiamo fatto questo convegno a cui abbiamo invitato le scuole, oltre che ai dirigenti scolastici ed altro pubblico. Perché? Perché abbiamo parlato del ruolo delle emozioni nello sviluppo della personalità. Abbiamo parlato diciamo, di tutte quelle che sono i rischi comportamentali che stanno diventando una nuova emergenza educativa. Abbiamo parlato della dimensione bioteatrale nella cura del disagio e dei problemi del neurosviluppo. E abbiamo parlato dei reati collegati alla devianza comportamentale del bullismo. Abbiamo parlato dell'inserimento nel percorso scolastico dei minori stranieri non accompagnati. Abbiamo parlato della mindfulness e dell'educazione. Insomma, quindi ad ampio diciamo, spettro. Ad ampio spettro abbiamo parlato di questa problematica, proprio perché negli ultimi due decenni è stata posta sempre più attenzione allo sviluppo della neuroeducation. Infatti questo libro ha molteplici, sono state le riflessioni scientifiche emerse da questa giornata di studio, ma sono state tutte accomunate dal bisogno e dall'interesse di fare chiarezza, allo scopo di tracciare definizioni specifiche sia nell'ambito della formazione sia nell'ambito della ricerca. Ed è stato un convegno molto molto interessante, che ha aperto, diciamo, nuovi orizzonti e nuovi sviluppi. Assolutamente sì. Assolutamente per cui, diciamo, gli interventi dei relatori in questo convegno si sono focalizzati sulla prevenzione, che può essere operata a livello scolastico e nei contesti familiari, nonché sulle implicazioni giuridiche che ne possono derivare, al fine di innalzare proprio quello che è il livello di consapevolezza delle conseguenze che questi atti possono produrre soprattutto sulla salute mentale degli individui e sul disagio dei segmenti fragili del mondo giovanile. E infine arriviamo all'ultimo libro pubblicato, Stress di stampa. Eccolo qua, Stress It. Oriana, prima di dirci tu qualcosa su questo libro, che poi andremo a presentare con i tuoi coautori fra un mesetto, sempre in questo spazio qui, perché noi ormai, i nostri amici lo sanno, la programmazione di questo NEP Coffee Book sta andando avanti e ci farà compagnia fino a fine luglio. Dici un po' che cos'è lo Stress It, che cosa significa Stress It? Allora, Stress It sta per stress lavoro correlato e information technology. Noi abbiamo unito, abbiamo, diciamo, unito in uno strumento utile, unico, molto, molto sciolto, molto leggero, lo stress e il tecnostress. Le aziende che vogliono andare ad indagare possono utilizzare questo strumento, che è molto più snello di quello dell'INAIL, ma che comunque riprende i punti salienti a cui vuole fare riferimento. E quindi questo strumento di lavoro permette di valutare e risolvere il problema dello stress, lavoro correlato, e del tecnostress. Quindi, come vedete, anche in questo caso, da uno studio scientifico corposo, che è quello dell'INAIL, abbiamo cercato di fare uno strumento divulgativo rivolto ai lettori, non trascurando però la scientificità e il contenuto, insomma. Sì, questo modello Stress It è uno strumento di lavoro che permette di valutare e risolvere questi problemi, in quanto oltre il questionario presenta anche gli strumenti per la prevenzione e o soluzioni di tali problematiche, quali la mediazione e la mindfulness. Ok, perfetto. Oriana, abbiamo affrontato il contributo della dottoressa Maria Pia Barontini,
che ha visto, diciamo, l'aspetto della mediazione della dottoressa Bianca Crocamo, psicologa formatore di mindfulness, dell'avvocato Silvia Misirocchi, che ha diciamo, affrontato proprio l'aspetto della privacy, che oggi è molto importante quando si vanno a fare questo tipo di indagini, e della psicologa Marta Palliola, che ha affrontato la problematica della solitudine nello stress e nel tecnostress. Questi sono tutti altri volumi che fanno parte appunto della collana e che hanno avuto comunque il loro spazio anche in questo. Anche in questo. Io ora faccio vedere anche altri volumi appunto della collana stessa. Eccoli qua. Abbiamo dunque la soddisfazione del cliente dall'economia alla psicologia della dottoressa Arianna Pompei, che affronta i cambiamenti in un'ottica non solo economica ma anche psicologica nelle aziende, perché la dottoressa Arianna Pompei è un formatore e consulente in materia di salute e sicurezza. Poi abbiamo avuto l'altro testo, che è Evoluzione della famiglia, nuove sfide per l'assistente sociale, della dottoressa Piera Martoccia. Piera Martoccia. Social Project Manager, laureata in Scienze del Servizio Sociale e Progettazione delle Politiche Sociali, che ci aiuta, diciamo, anche un membro del Comitato Scientifico per la sezione Convegni e Studi, che ci ha dato supporto anche in queste pubblicazioni, quali un contributo ce l'ha dato nel modello Sorgi, nell'analisi dello strumento, perché ha fatto tutta la parte dell'inserimento dei dati per il tecno stress che abbiamo diciamo avuto. E poi Marta Palliola, psicologa, che ha affrontato il fenomeno della loneliness nell'era dei social network. Ed infine, quasi infine, il dottor Fernando Cecchini, che ha affrontato i rischi psicosociali dal mobbing al disagio, allo stress. Ce l'ho qui, non l'avevo preso. Sì, correlati al lavoro, partendo dalla sua esperienza di mobbizzato. Esatto. E Linda Iavarone, che diciamo ha presentato un volume del decreto legislativo 8108, gli attori della prevenzione sui luoghi di lavoro. Quindi abbiamo tutti insieme, diciamo, seguendo questo filone di ricerca. Allora, Oriana, abbiamo presentato tutti i volumi della collana, abbiamo sforato quasi nessuno, assolutamente, laddove. Assolutamente. Abbiamo sforato quasi di 20 minuti il nostro solito appuntamento, perché il NEP Coffee Book di solito dura 30 minuti, stiamo quasi sperando i 50, ma non importa, perché credo che la valenza di questa collana editoriale si parli da sola. Abbiamo scelto di non parlare di un libro nello specifico, ma di presentare con delle frasi o con degli spunti di riflessione tutta la collana, proprio perché qui io avevo l'onore di ospitare il direttore di collana, e quindi mi è sembrato giusto dare spazio a tutti i volumi. Mi scuserete se ci saremo dilungate, però credo che sia diventato proprio uno spunto per i lettori, per capire di cosa parla la collana, cosa affrontiamo e in che modo affrontiamo ogni tematica. Oriana, hai qualche altra cosa nuova in cantiere? Beh, naturalmente sì. Ovvio, chi ti ferma? Diciamo che questo lockdown ci ha fatto riflettere molto sulla prevenzione, sul concetto della prevenzione, e con altri colleghi che sono la dottoressa Maria Pia Barantini, che già, insomma, avete avuto modo di conoscere mentre parlavo di questi testi, la dottoressa Bianca Crocamo, psicologa e formatore mindfulness, e il dottor Antonio Minopoli, psicologo, nonché
diciamo, sia lui sia la dottoressa Crocamo, docenti dell'Università Guglielmo Marconi, stiamo appunto pensando a un qualche cosa a poter proporre come soluzione che possa sostenere appunto questa cultura della prevenzione. Benissimo, io sarò lieta di poter pubblicare tutto in itinere. Esatto, tutto in itinere. Sappiate, carissimi ascoltatori, che lei non si ferma. Oriana non è un vulcano in continuo evoluzione, assolutamente. Ma sono supportata alla grande, diciamo. Assolutamente sì, l'abbiamo visto con tutti questi volumi, con tutti coloro che ti affiancano. Infatti, io personalmente, come direttore editoriale di Nepe Edizioni, ma penso di parlare anche a nome dell'editore Alessandro Cocco, ringraziamo in primis te come direttore di collana per tutto il lustro che ci hai dato in questi anni, e ringraziamo ciascun membro del comitato o tutti coloro che hanno ci hanno aiutato a far crescere questo spazio editoriale, quale quello appunto della collana Diritti Umani, Sicurezza e Diritto del Lavoro, perché per noi è diventato un baluardo di scientificità, di professionalità e di garanzia di contenuti. Io sono veramente onorata di poter ospitarvi e di poter avere un rapporto così stretto e di stima con te, Oriana, perché credo che insieme negli anni abbiamo lavorato con onestà e trasparenza e abbiamo portato in auge dei prodotti veramente di altissimo livello. Infatti ti voglio assolutamente ringraziare, lo faccio qui in maniera pubblica, perché assolutamente lo facciamo io e Alessandro con orgoglio, assolutamente. Prima di andar via e di salutarci, ti voglio leggere due commenti, a parte la domanda che ce l'è arrivata, altri due commenti di due ascoltatori. Pierpaolo Polcaro dice: il bello di questi appuntamenti di NEP è che puoi sorseggiare un caffè anche in compagnia di uno stimato direttore di collana. Le tematiche affrontate in questa ambiziosa collana scientifica sono tutte di forte attualità, come ci confermano quotidianamente i fatti di cronaca. Ciò che la contraddistingue è un prestigioso comitato scientifico e un approccio multidisciplinare che, attraverso varie competenze, permette di focalizzare al meglio gli argomenti e di riuscire a dar loro un... è rimasta tagliata, penso un... non riesco a leggerlo, ok. Speriamo che il sistema produttivo, dice la nostra amica Paola Cimmino, prima o poi consideri il lavoratore non solo come unità performante, ma anche come risorsa, e nella sua totalità che questo rimanga un'utopia. C'è un velo di tristezza in questo commento, però penso che coloro che stanno lavorando diciamo alle spalle di tutto questo che abbiamo affrontato oggi cerchino di far diventare quell'utopia appunto una concretezza. Oriana, io ti ringrazio, grazie per tutto il valore aggiunto che dai alla NEP Edizioni e hai dato a questo spazio, al NEP Coffee Book. Spero di averti di nuovo nostra ospite, magari quando appunto questi progetti futuri diventeranno concreti, ma io penso che non manchi molto, perché conoscendola nell'arco di 1 o 2 mesi... È un lavoro lungo. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi abbiamo tempo, però io volevo concludere dicendo... raccontandovi una frase di Daniel Lumera, che è uno scrittore, un docente, che mi ha colpito molto, perché ci dice: abbiamo il dovere di essere felici. La migliore forma di servire e amare gli altri è attraverso la nostra felicità. E quindi speriamo di portarci avanti, diciamo, questo concetto. Grazie. Di collana. Grazie mille, Oriana, per il tuo contributo. Un saluto a tutti. Noi ci vediamo giovedì con la 15ª puntata del NEP Coffee Book. Tratteremo argomenti di tutt'altro spettro, perché parleremo di libri per bambini. Quindi vi aspetto giovedì alle 15. Un grazie ancora a Oriana e buon pomeriggio a tutti. Ciao. Buon pomeriggio a tutti, grazie a te, Milena.